Allora, la volta scorsa avevamo visto la soluzione di questo esercizio di laboratorio, in particolare avevamo definito i diagrammi di attività, il diagramma delle classi e avevamo descritto i casi d'uso. In realtà ne avevamo visti alcuni, poi abbiamo visto che c'è una certa somiglianza tra diversi casi d'uso, quindi non abbiamo poi visti tutti, ma è facile dedurre come erano gli altri. Ci resta ancora da vedere il punto 2, qui elencato, che riguarda i KPI. Come al solito, il punto di riferimento è questo schema che riepiloga le varie tipologie di KPI. Allora, questo schema non è, visto che lo usiamo spesso, vorrei puntualizzare che non si tratta dello schema assoluto di tutti i KPI, è uno schema che riepiloga i tipi principali di KPI ed è tutto sommato una guida che ci consente di verificare se abbiamo considerato le varie possibilità. È possibile che qualche KPI non entri perfettamente in questo schema oppure che alcuni di questi tipi di KPI in realtà non rappresentino un unico indicatore ma ne rappresentino molti, quindi prendetelo come una guida, non come la verità. Un aspetto che ho sottolineato nel testo è dato da queste due domande: quali indicatori ci si aspetta possano variare da una versione all'altra e quali indicatori possono essere raccolti in maniera automatica. Allora, non è che io mi aspetti una domanda a questi la domanda puntuale, una risposta puntuale a queste domande. Queste due domande erano più una guida per cercare di farvi identificare i KPI più rilevanti. Mi spiego meglio. In questo caso abbiamo visto che c'è stata un'evoluzione del processo con una progressiva automazione di alcuni passi. Quindi c'è stata quello che si dice un business process reengineering, quindi una reengineerizzazione del processo che ha portato da una fase puramente manuale a un'automatica con alcuni cambiamenti. Quindi ogni volta che attuiamo una reengineerizzazione del processo è bene farlo non al buio ma avendo alcuni riferimenti che ci permettono di capire se la modifica che abbiamo fatto o che progettiamo di fare porti dei benefici effettivi. E come già sottolineato alcune volte, cambiare per amore di cambiamento non è una buona strategia. Il cambiamento è positivo se ci porta dei miglioramenti. Cambiare tanto per cambiare comporta solo dei costi, quindi identificare dei KPI che ci permettono di valutare se un cambiamento porta effettivamente dei benefici è fondamentale in qualunque strategia o attività di business process engineering. Questo per quanto riguarda la prima domanda, quindi capire quali KPI variano da una versione all'altra. La seconda domanda invece si focalizzava sulla possibilità di raccogliere alcuni indicatori, alcuni dati tramite il sistema informativo. Ecco, anche questo è un aspetto importante. Nel momento in cui automatizziamo la raccolta di dati, di indicatori, almeno non tutti ma comunque una parte, è molto spesso facilitata. Quindi indicatori che magari prima risultavano di difficile raccolta
a questo punto sono decisamente più facili da raccogliere. Immaginate, giusto per fare un esempio banale, il tempo di servizio di un cliente. Se io non ho nessun supporto da parte di un sistema informativo è molto difficile, dovrei chiedere agli impiegati di segnare l'ora di inizio, quindi hanno iniziato a servire un cliente, e l'ora di fine. Cosa che ovviamente è abbastanza ha un impatto significativo sulle attività normali, pratiche dell'impiegato. Se invece l'impiegato inserisce i dati su un sistema informativo, è possibile tenere traccia dell'inizio e della fine di questa attività. Quindi, facendo riferimento a questo processo, io ho preso il terzo, quindi quello un po' più complesso, in cui ho l'accesso al sistema, l'appuntamento via web, il cliente che si reca al negozio, l'addetto che lo serve, inserisce i dati, il cliente che paga, l'email di VIP con l'utilizzo del materiale e la riconsegna del materiale. Ecco, in riferimento a questo processo, quali sono gli indicatori? Torno al nostro schema. Allora, provo a fare una panoramica degli indicatori. Non vediamo nel dettaglio le definizioni, che tutto sommato sono abbastanza simili ad altri casi. Volume di input, che può essere misurato sia in termini di prenotazioni che in termini di clienti che effettivamente si presentano, due valori che potrebbero essere diversi, soprattutto se la prenotazione via web non è obbligatoria. Ci aspettiamo che varino? Beh, nelle versioni precedenti, la 1 e la 2, in cui non c'è la prenotazione via web, è ovvio che quell'indicatore lì è a zero o non può essere neanche misurato. Ma in termini globali, non lo so, potremmo andare a verificare se la nuova modalità con la prenotazione via web effettivamente aumenta il volume di input. Quindi noi offriamo un servizio migliore e quindi attraiamo più clienti. Quindi questo è potenzialmente un indicatore che potrebbe variare. Volume di output, il numero di noleggi fatti. Anche questo potrebbe variare, anzi da un punto di vista economico ci interessa ancora di più dell'altro, nel senso che se noleggiamo più sci, ovviamente abbiamo un fatturato maggiore, di nuovo questo potrebbe variare se indirettamente, se servizio migliore viene apprezzato dai clienti, attira più clientela e quindi abbiamo più noleggi. Ecco, sulle altre risorse direi che impatti diretti non ce ne sono, nel senso che in termini di risorse umane non credo che avere la prenotazione online e l'inserimento dei dati possa aumentare o diminuire le risorse umane. Come pure le risorse materiali, l'inventario, quindi il mio magazzino di sci e materiale probabilmente resterà invariato. Efficienza. Costo per unità. Vedete delle variazioni possibili? Allora, l'automazione che abbiamo introdotto in questo processo non è pensata per migliorare l'efficienza. E non è che l'attività di noleggio è più veloce. Comunque, devo far provare al cliente gli scarponi, devo trovare gli sci della misura adatta, devo regolare gli attacchi, eccetera. Tutte queste attività non sono toccate minimamente dall'automazione che abbiamo inserito.
Quindi sostanzialmente non vedo delle possibili variazioni dovute alla reingegnerizzazione del processo. Produttività dell'unità, di nuovo non abbiamo ottimizzazioni da questo punto di vista. L'utilizzo, ecco, l'unica cosa che potrebbe migliorare è l'utilizzo delle persone, perché avendo una serie di prenotazioni io posso gestire le presenze degli impiegati, degli addetti in negozio in funzione delle prenotazioni. Quindi avere il numero appropriato di addetti quando ho più persone prenotate e quindi permettere un uso migliore dei miei addetti. Questo potrebbe avere un impatto. Conformità, in input in realtà nella versione di base è difficile da misurare, nella versione informatizzata io potrei misurare la conformità dei dati che sono stati inseriti nella prenotazione via web, andare a capire se le informazioni che mi sono date nella prenotazione via web corrispondono a quelle effettive. È chiaro che se tutti quelli che prenotano un appuntamento inseriscono l'altezza piuttosto che il numero delle scarpe completamente sbagliati, io qualunque ottimizzazione possa tentare risulta vana. Conformità in output, posso andare a verificare in questo caso ad esempio in percentuale quanti clienti ritornano perché gli scarponi sono larghi, sono stretti, gli sci sono lunghi oppure sono corti, e quindi la conformità in output la posso misurare, ma tendenzialmente l'evoluzione di questi tre diversi processi non ha un impatto. L'affidabilità, di nuovo, non necessariamente impattata dall'automazione. La soddisfazione del cliente invece potrebbe potenzialmente avere una variazione significativa. Sostanzialmente è dovuta al fatto che tramite la prenotazione online io ho ridotto i tempi di attesa da parte del cliente in negozio. E quindi questo potrebbe essere un indicatore che varia da una versione all'altra. Se volete venire voi a spiegare l'esercizio al posto mio, io sono contento, mi siedo molto volentieri. Servizio, la quarta categoria di KPI. Tempo di risposta. Di nuovo, vale la stessa considerazione che facevamo prima sull'efficienza. Probabilmente il tempo di risposta non cambia, nel senso che dal momento in cui il cliente si presenta, al momento in cui va via, probabilmente non riesco anche con l'informatizzazione a variarlo. L'unica variazione che io posso intravedere è il fatto che, sapendo che alle 3 arriva un cliente con misura degli scarponi 40, altezza 1,70, preparo già il materiale per verificarlo. Però questo potrebbe avere un impatto tutto sommato limitato, comunque devo verificare comunque il materiale. Per quanto riguarda il lead time, posso avere invece delle significative variazioni, perché la terza versione in cui c'è la prenotazione online mi permette di ridurre il tempo di attesa in negozio. Vi ricordo che il tempo di risposta è il tempo
che impiega l'addetto in negozio a servire il cliente. Quindi dal momento in cui l'addetto chiede chi è il prossimo, al momento in cui il cliente paga la cassa, questo è il tempo di risposta. Il lead time invece viene calcolato dal momento in cui il cliente entra nel negozio al momento in cui esce o comunque paga. Quindi tutto il tempo di attesa prima di essere servito compare nel lead time e non nel response time. Quindi questo potenzialmente potrebbe essere ridotto notevolmente. Era la motivazione per introdurre la prenotazione online. Long time ratio potrebbe essere misurato in termini di quanto è puntuale la mia disponibilità rispetto all'orario prenotato. Ovviamente è misurabile fondamentalmente solo sulla terza versione, quindi sulle altre è difficile da misurare. Non so se mi sfugge qualcos'altro, se avete altri esempi di KPI che risultano rilevanti. Ne possiamo discutere. E io ho fatto una panoramica molto veloce, quindi è possibile che mi sia dimenticato qualcosa. Se non avete idee di altri KPI, diciamo che abbiamo fatto una breve panoramica nell'ottica di un esame. Ovviamente questa è la prima fase, la seconda fase è di andare a effettivamente definire un po' più nel dettaglio come vengono calcolati questi KPI, che sono quelli più significativi. Ovviamente molti di questi KPI possono essere calcolati, comunque possono essere più facilmente calcolati avendo a disposizione il sistema informativo. Ad esempio, i tempi sono facili da gestire se l'addetto inserisce il tempo di inizio e il tempo di fine tramite il sistema. Okay.